Eccoci qua, ragazzi. Allora, mi sono arrivati tutti questi occhiali del mio amico Tom, della Wilden Fly Fishing. È un prodotto molto valido, ve lo anticipo. E adesso andiamo a vederli uno ad uno. Allora, la caratteristica principale di tutti questi occhiali sono le cerniere. A quanto si può vedere, le cerniere sono metalliche e consentono l'apertura delle astine anche verso l'esterno, in modo da essere calzati, indossati, senza rischiare di rompere appunto le astine. E questa è la prima caratteristica che si può notare da tutti gli occhiali Wilden Fly Fishing. La seconda caratteristica che accomuna tutti gli occhiali è che tutte le lenti, tutti quanti, sono con un indice di protezione UV400, ok? In più, le astine in legno sono tutte lavorate a mano, ok? Sono in legno materico e questo qui assomiglia tanto al bambù, ok? Di questo modello qua, che è il modello Riva, di cui adesso parliamo, assomiglia tanto al legno, al bambù, e sono tutti ritagliati a mano queste astine. I Riva, che sono il modello che ho in mano, presentano la struttura che contiene le lenti in plastica, ma è un color ambrato che con il color bambù sta, diciamo, molto bene. È un design molto bello. Questo modello assorbe il 77% della luce, quindi solamente il 23% della luce penetra attraverso queste lenti e è quindi un modello indicato per l'utilizzo in acque basse e sulle flats. Se siete dei pescatori che viaggiano e che hanno avuto la possibilità di andare nei Caraibi, ai Caraibi, a pescare sulle flats, questi sono dei modelli indicati per questo tipo di pesca. Soprattutto, ripeto, anche per le acque basse, come i torrenti con poco fondale, permettono di vedere bene il pesce o le sagome come sassi e altre presenze sul fondo. Il secondo modello che andiamo a vedere sono gli Acquagranda. Questo modello con mano è l'Acquagranda, ok? Modello con lenti, sempre indice UV400 di protezione, lenti blu, indicato per mare, laghi alpini e laghi. Cosa hanno in comune questi tre spot? La profondità. Sono indicati questi occhiali per acque molto profonde, quindi diciamo che al mare sono alla loro morte. Ripeto, tutti quanti, anche questo modello che vedete, le astine si flettono verso l'esterno. La cosa bella di questo modello è che non solo le aste, ma anche la struttura che avvolge le lenti è in legno materico, lavorato sempre a mano. Un'altra caratteristica generale di questi occhiali è che sulle astine potete trovare la scritta Wilden Fly Fishing a destra e a sinistra, e all'interno trovate la categoria della polarizzazione delle lenti, che in questo caso è categoria 3, e sull'interno dell'astina di destra il nome del modello. Poi cosa abbiamo? Abbiamo i Liro. I Liro è un altro modello. Abbiamo sempre un legno materico in ciliegio e la struttura con cui le lenti sono rivestite è tutta in plastica, ma comunque, a differenza di molti occhiali, è una plastica abbastanza resistente. Le cerniere sempre metalliche, le astine si aprono sempre verso l'esterno. La cosa bella è che le lenti sono rosse. Cosa vuol dire? Che questo modello è indicato per l'utilizzo da pesca alla scogliera e nelle acque poco profonde. A differenza dei Riva, questi quali possiamo utilizzare anche nelle giornate più nuvolose, oltre che soleggiate. E questo ben appunto perché è un occhiale che si può usare con acque poco profonde, dato che possiamo utilizzarlo sia in giornate soleggiate e nuvolose, sarà un modello che mi porterò spesso in torrente. Poi cosa andiamo a vedere? Andiamo a vedere, questi sono i Mallero. Hanno la lente sempre polarizzata, verde, ed è
consigliato per un uso freshwater. La struttura e le astine sono in legno materico, questo sembra un brown, quasi un olmo, e anche qui possiamo vedere che le astine si aprono verso l'esterno, però ripeto, è una caratteristica comune a tutti gli occhiali Window Fly Fishing. Questi occhiali, a differenza degli altri, sono indicati per l'utilizzo in acque molto cristalline, perché in condizioni di luce intensa questi occhiali permettono di vedere meglio i pesci, l'acqua e il fondale. Quindi sono gli occhiali che vengono consigliati per il torrente e condizioni di tanta luce, quindi giornate molto luminose. Poi, l'ultimo modello di cui parliamo sono i modello Competition. È un modello professionale con le aste tutte in alluminio, con questa parte che è la parte dove andiamo a appoggiare l'orecchio. È una parte che è in plastica molto morbida, ergonomica e si adatta alla forma della vostra testa. Occhiali da competizione perché sono indicati per la pesca a vista, permettono di individuare meglio il pesce, permettono di vedere meglio il fondo, di dare delle forme agli oggetti sul fondo del torrente, del fiume, dello spot, quindi di dare delle forme, delle sagome. E per questo, con la lente colorata sia di verde che di giallo, permette di vedere il fondale in modalità diverse. Ebbene, appunto, ripeto, questi qua sono gli occhiali da competizione, costano qualcosina in più rispetto agli altri, ho visto. Però, diciamo, a differenza degli altri, sono quelli che aiutano, di più il pescatore a vedere i pesci in torrente, in fiume, in lago. Inoltre, la cosa interessante è che sulla custodia rigida è presente un moschettone a sgancio rapido. Cosa ho da dirvi ancora? Che Wild on Fly Fishing ha voluto anche darmi un codice sconto da dare a tutti i miei follower, a tutti, tutte le persone che mi seguono. Abbiamo un 15% di sconto sul sito Wild on Fly Fishing. Tutti gli occhiali che abbiamo visto, tranne i Competition, quindi questi occhiali qui, Malle, Rocco Agranda, Liro e Riva, hanno un prezzo di 45 dollari, se non sbaglio, 49 dollari. La promozione si intende con IVA inclusa e spedizione in tutto il mondo. Inoltre, ripeto, i Competition costano qualcosina in più, hanno un design un po' diverso dagli altri e costano, se non sbaglio, 90 dollari. E anche qui abbiamo la spedizione gratuita in tutto il mondo e le tasse incluse. Quindi, da qualche parte vi lascerò il codice sconto che metterò anche in descrizione e se volete usufruirne, ce l'avete. Spero di andare a pesca al più presto e testarli in un modo migliore. Questo è stato solamente un unboxing. Questa quarantena mi sta distruggendo, ripeto, voglio andare a pesca al più presto. Voi, se vi è piaciuto il video, mettete un like. Se non vi è piaciuto, scrivetemi nei commenti cosa non vi è piaciuto e dove secondo voi dovrei migliorare con questi video. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Iscrivetevi al gruppo Facebook Mountain Stream Fishing Italia Group. Seguite Mountain Stream Fishing Italia su Instagram, che è la community, e ovviamente me, Alberto Stream Angler, su Instagram e qui su YouTube. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati e connessi con i miei ultimi video. Ciao ragazzi, ci vediamo con il prossimo video.